La caserma Aldo del Monte a Pesaro ha accolto autorità militari, civili e religiose, ma anche cittadini e tanti bambini delle scuole nel giorno dell'Unità Nazionale e nella giornata delle Forze Armate. Il 28° Reggimento Pavia ha aperto la sua caserma alla città per condividere sentimenti e valori comuni con la cittadinanza. La cerimonia è stata caratterizzata dall'alza bandiera alla presenza di un reparto d'onore interforze in armi. Poi il picchetto d'onore con il comandante del 28° Reggimento Pavia, colonnello Antonio Di Leonardo, che ha accompagnato il prefetto di Pesaro Urbino all'ispezione dei reparti interforze. Infine, nel sacrario della caserma è stata deposta una corona in memoria dei caduti. È un'occasione per far vedere che tutte le istituzioni siamo insieme e siamo sempre al servizio dei cittadini, perché il nostro ruolo, la nostra missione è essere al servizio dei cittadini. La partecipazione degli studenti, di tutte le autorità più importanti, le istituzioni più importanti del luogo, qual è il simbolo migliore di questo, di unità nazionale? Penso che abbiamo dato veramente un segnale forte per quanto locale, però il nostro segnale poi può propagarsi fino alle aree di guerra, perché questo è un giorno che celebra le forze armate, ma le nostre forze armate sono forze armate di pace, sicuramente di pace, questo è il nostro spirito. I venti di guerra che soffiano dall'Ucraina e dal Medio Oriente hanno caratterizzato gli interventi delle autorità per le celebrazioni del 4 novembre. È una situazione ovviamente internazionale molto complessa che desta in tutti preoccupazione ma soprattutto sofferenza per ciò che vediamo in televisione, per le scene di bambini uccisi, di donne che cercano disperatamente il cibo per i propri figli e quindi sicuramente è un momento di tristezza, di profonda tristezza. Approfitto da questi microfoni di salutare il mio personale perché c'è persone del mio reggimento, uomini e donne del 28° Reggimento Pavia che stanno operando in Libano già da diversi anni e quindi anche in questo frangente altamente rischioso, ma loro continuano seguendo le regole di ingaggio a fare quello che è previsto dal loro mandato in maniera splendida, perché noi ci addestriamo sempre, quello che facciamo noi è addestrarci sempre proprio per portare la pace in maniera concreta alle popolazioni che ne hanno più bisogno. In questo momento con due conflitti bellici purtroppo accesi nel mondo è ancora più importante ricordare l'opera di pacificazione che svolgono le nostre forze armate nel mondo, ma anche un pensiero alle forze dell'ordine che in questo momento sono impegnate nelle azioni ad alto impatto per restituire alle nostre città sicurezza. Quindi questo giorno e questa mia presenza è un momento di vicinanza alle forze armate e alle forze dell'ordine. La mattinata di celebrazioni all'interno della caserma è terminata con una mostra di mezzi e materiali delle forze armate e corpi armati dello Stato.